Buongiorno, sono le 7:30. Oramai abituata con il lavoro, mi sveglio presto. Sì, gente, ho dormito con un pezzetto di tuta perché inizia a fare freddo. E niente, gente, mi alzo comunque presto perché stamattina devo fare un paio di giri. Volevo riuscire ad andare a Marconi e a Tuscolana. Devo mettermi a studiare pure inglese. Non mi va? It's about to go. Eccoci qua, pronti pronti. Ho utilizzato l'eyeliner di Nabla. Mi piace proprio, è un bel eyeliner questo. Finisco di sistemare ma velocemente la stanza, più che altro perché tanto devo farla viaggiare. Prendo la belva e usciamo. Allora, vi faccio vedere che devo andare da Sephora perché ho finito il Fenty Beauty, gente. Ho amato questo fondotinta alla follia. Poi vi faccio anche notare che ho raccolto un po' di back to Mac. Sono pronti? Lidia, preparati perché voglio andare a fare con te il back to Mac. Poi devo andare e lì c'è qualche studio di tatuatori, voglio un po' sentire per i tatuaggi che voglio fare qui. Allora, eccoci in macchina. Io devo essere sincera, ho controllato un attimo il pacco che mi doveva arrivare. Ho visto che forse lo consegnano oggi, che è sabato, gente. Possibile? Ciao gente, piccolo aggiornamento di lunedì, però oggi 15:10 vi faccio vedere che mi è arrivato finalmente il pacco di Hemp. Guardate che roba, mamma mia, un paccone. Adesso facciamo un piccolo unboxing. Mamma mia, quanta carta! Rapunzel! Guardate che bella, questa la volevo troppo. Black Lady! Lei è pure bollinata, quindi alla fine ho detto lo prendo. E infine, ta-da! È lui. È stupendo, gente, cioè è veramente bello. Guardate che bello! Guardate le zampotte! Bello, bello, bello! Ora, papà mi ha detto, guarda, vado a fare la spesa, tu vai pure, nel caso sto io a casa, magari vai tu a prendere mamma, perché mamma, come al solito, ogni sabato va dalle suore a dare una mano, ad aiutare e via dicendo. Io non so oggi che razza di capelli ho. Aggiornamenti per chi magari non sa che io sono tornata sul canale. Il Get Ready With Me, diciamo che è stato bello concentrato, il video l'hanno visto pure Paola e Lidia e ho avuto due versioni, cioè vale a dire, tutte e due comunque hanno concordato il fatto che hanno detto, Lidi è giusto, hai detto quello che pensi, magari un po' di timore ce l'ho avuto verso Paola, ma perché Paola è sempre molto protettiva verso di me, io è una cosa che la adoro di lei perché vedo che mi protegge ma al tempo stesso mi dà anche indicazioni per crescere, per affrontare tutto. Dopo mezz'ora che era online il video del Get Ready, mi è arrivato il vocale di lui, del marito. Ci ho preso in pieno di come aveva reagito perché sono venuta a sapere che l'altro amico me l'ha detto, mi ha detto Lady, guarda che ho sentito Samuele, dice che ti ha mandato un vocale molto alterato. Mi ho fatto, sai che c'è Marco lì? Io me ne sbatto le palle, detto chiaramente. Quello che dovevo dire l'ho detto. L'ho detto anche, mi sembra anche molto educatamente. Ho preso, ho eliminato direttamente, manco l'ho ascoltato perché ho dedicato, fatemi dire, 5 anni della mia vita a voi. Adesso non sono più tenuta ad ascoltare niente. E allora a questo punto ve la racconto tutta. E qui, come si dice, mi sputtano da sola perché non ho bisogno di difendermi. Oppure non ho bisogno di pararmi, gente, perché io mi assumo le mie responsabilità. Io e questa persona, questa mia cara vecchia e dolce amica, ci avevamo già provato a riallacciare i rapporti perché tempo fa, ed è stato il tempo in cui io mi sono fidanzata con Federico, fatemi dire che lei ci ha avuto un po' da ridire sulla mia relazione, diceva che l'avevo dimenticata.
litigata, che non mi dedicavo più a lei. Sarà vero, non sarà vero, gente, cioè quello che vi pare, che poi secondo me nelle amicizie non bisogna mai dire queste cose, perché anche se una persona si allontana, gente, voi comunque non dovete disdegnarla. Certo, dico, valutate le cose, perché logicamente se uno dice siamo insieme soltanto quando ti interessa e solo quando ti faccio numero, allora logico, sono la prima a dire no, raga, lasciate perdere. Ma se è un fattore di allontananza, perché al momento c'è anche una cosa bella che va ad entrare dentro la vita di questa persona, cioè non capisco perché bisogna comportarsi così. Diciamo che i rapporti si sono andati a rompere, e questa cosa mi era dispiaciuto tanto, gente, ci sono stata parecchio male io, e diciamo che tutta la rabbia l'ho riversata su di lei e su quello che lei al momento stava vivendo di bello e di nuovo, cioè un fidanzamento, l'andare a convivere con una persona e soprattutto sulla nascita della prima bambina che aveva avuto. Ora non tendo a giustificarmi, perché logicamente è sbagliato, soprattutto non bisogna mai prendersela con i bambini, gente, mai. Però dall'altra mi sono resa conto quanto forse in realtà, invece di essere la rabbia, era il troppo bene che ho avuto per questa persona. E quando abbiamo ricominciato a riallacciare i rapporti, io gliel'ho detto, io ho fatto, farò di tutto per farti notare quanto tengo veramente a te, quanto mi è dispiaciuto per quella situazione e in più quanto tengo veramente che questa volta la nostra amicizia sia quello che sia veramente un'amicizia con la grande. Avrò pure sbagliato, però ho fatto di tutto per riacquistare la sua fiducia. Qui adesso è più un problema suo generale. In quel tot di tempo che abbiamo discusso non è che mi ha detto LD, guarda, per me sei una stronza perché hai fatto così, hai fatto colà, cioè invece di avere le palle, gente, perché qui è una questione di palle pure, di dire LD, le cose stanno cambiando, perché è normale, gente, si cresce ed è pure normale, ci può stare che uno dice non ti vedo più come prima, ci posso pure stare, gente, ma non mi fai un discorso del genere. Come vi ho detto, mi tocca subire la visione della mia migliore amica che mi fa spallucce, non mi dà spiegazioni e mi dice soltanto è così, punto, cioè mi dà fastidio, gente, mi dà fastidio, anche perché poi c'è sempre una motivazione dietro e per non avere motivazioni vuol dire che tu nella tua vita non mi hai mai considerato, oppure adesso non ti servo più, punto. Vi ringrazio per i commenti che mi avete scritto, gente, ci vediamo dopo, ciao. Siamo tornati. Allora, di tre cose che dovevo fare ci sono riuscita solo per una e in parte. Vi faccio vedere che dovevo andare alla Feltrinelli perché dovevo prendere un regalo, gente, non ho resistito, due steelbook, uno è questo dei Pirati dei Caraibi che sarebbe l'ultimo film e ho detto no, lo devo assolutamente prendere, che è quello di Salazar, e poi, gente, steelbook di Your Name, cioè vedetelo, gente, è bellissimo, è veramente bello e mi piace troppo, lo dovevo acquistare per forza. Però la cosa bellissima, mi hanno dato un regalo alla Feltrinelli, mi hanno dato una tazza. Diffidate di chi non sa ridere, in genere non sa neanche piangere, cioè. Poi il tatuaggio praticamente si è andato a farsi benedire, perché non sono riuscita a tornare in tempo per passare allo studio. Sono dovuta correre a prendere mamma, ho preso mamma, però non vi dico il casino, cioè abbiamo beccato tre matrimoni, tre. Finisco di sistemare un po' la stanza, soprattutto prendo questo qui e questo qui, che li porterò poi oggi pomeriggio al mercatino, che tanto devo passare al mercatino per portare altre cose e riscuotere altri soldi. Bello. Allora, sto cercando di andare di corsa a Roma Est, perché Derek l'ho dovuto lasciare a casa perché voglio sbrigarmi a fare questi giri, perché devo tornare e fare assolutamente inglese. Eccoci, scusate se non ho vloggato, non ho fatto niente, gente, cioè non potete capire, sto andando di corsa perché mi ha scritto adesso Cinzia, mi fa ti prego vediamoci, perché sono, cioè lei, contate che è di Roma ma non vive più a Roma questa amica mia, allora ho detto no, ci dobbiamo vedere assolutamente. Gente, a sto punto mi sbrigo perché devo andare di nuovo, devo uscire,
Sono tornata adesso dal centro commerciale Roma Est e non vi dico, cioè ho fatto tutto, ho fatto veramente tutto. In più mi sono levata un piccolo sfizio, sono passata anche da Pandora perché oltre a prendere un altro Charmino che ho reso felice Lidia, ho preso il mio nome completo è Letizia Alessandra, quindi ho detto no, lo devo assolutamente comprare. Secondo la mia teoria dovrebbero entrare tutti. Ce l'ho fatta, gente. Allora, vi faccio vedere. Vedete? Sono un po' tutti strettini, me ne rendo conto. Tanto adesso sicuro un pochino si devono allargare. Avevo paura di non riuscirci. Eccolo qua. Ok, gente. Allora, io mi sono finita di preparare. Adesso metto questo qui. Vi saluto che vado dalla mia amichetta. Ciao. Summer candle like the summer when it's melting in my hands. I know you're around with the ice cream man. I can hear you calling with the sweating in my ear. Feel like sugar, tell me what. Eccoci di ritorno. Allora, sono a pezzi. Teoricamente la mia amica mi ha detto: Leti, ma ci viene a ballare salsa con me e altre amiche? Io, con tutto il bene del mondo, adesso alle 10:30 rifarmi ritrovare a Colli Portuense, non gliela faccio. Cioè, sono cotta, cioè, tutt'oggi che guido e non gliela faccio più e volevo spogliarmi perché è da stamattina veramente alle 8 che io sono vestita e non gliela faccio. Comunque, vi faccio vedere qualche acquistino che ho fatto, che sono stata presso la Mondadori. A parte che ho trovato questo libro qui, devo essere sincera, mi ha attratto un po' il discorso che è un libro di poesie di una ragazza. Quello che in più mi attraeva tantissimo è il fatto che diceva poesie per lo spazio, il tempo, l'anima e il cuore. Per cambiare, ho detto un libro di poesie, mi piacerebbe tanto prenderlo, quindi ho detto lo prendo. In più, gente, ho scoperto che pure alla Mondadori vendono i fumetti. Non sapevo, ho fatto una scoperta sensazionale comunque, che esiste questo fumetto qui. Innocent. E lo dico veramente, cioè a me mi ha attratto per la copertina. Non so niente di questo fumetto, avevo trovato sia il primo volume che il secondo. Guardate pure il secondo che cos'è. Contate che già solo aprendo il primo mi sono meravigliata di questo stile veramente quasi ottocentesco. Guardate che roba. Il tratto mi piaceva da morire, cioè. Guardate che roba. Quello che so è che è una storia veramente ambientata prima della Rivoluzione francese. È forte, non vi aspettate una storiella semplice. Da quello che ho capito dovrebbe essere veramente tosto, cioè ci trovate di tutto: conflitti, amore, sesso, tutte queste cose. Io quando è una storia completa, a me mi prendi subito, quindi ho detto lo compro. Curiosa, curiosa di leggerlo. Sto iniziando a leggere recensioni positive. Per concludere, sono stata da Sephora. Tanto vi dico che ho preso il mio regalo di compleanno, che è la maschera. Ah, una maschera esfoliante. Ok, allora per me può andare benissimo. La proverò. Mi hanno dato questo scrub qui. Sono stata brava, ho comprato soltanto il fondotinta che mi serviva. Però, gente, ho leggermente ceduto e ho comprato anche il pennello per il viso. Lo volevo tanto, lo volevo veramente tanto, tanto, tanto. Due acquistini Fenty, fatti. Ho visto, a proposito, la nuova collezione. Non mi interessa. Pure il nuovo illuminante, penso che lo comprerò, però molto più là. Niente, gente, io ho fatto tutto. Qui ci stanno tutti i vestiti che tanto poi metterò a posto. Adesso metterò in ordine il tutto. Vi mando un grosso saluto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!